Lorenzo Gangarossa, cosa hai fatto negli ultimi 3 anni? Sono... Allora, qui perché sei qua? Perché ti ho chiamato? Perché? Perché sei stato allievo di questa scuola. Sì. Avanti, cosa hai fatto quando ti sei diplomato e poi cosa è successo? Ma io mi sono diplomato, in realtà Marina è la causa per cui ho lasciato il lavoro precedente, mi sono licenziato. Avevo un lavoro che faceva molto contento i miei. E anche me. Che lavoravo come consulente legale per la Warner Brothers Italia. Poi ho conosciuto lei e ho capito che volevo cercare di lavorare nel cinema. E lei e Daniele mi hanno dato la mia prima grande opportunità. Daniele Maggioni, ex direttore di questa scuola. Che non vedo. Non lui c'è, è... Non c'è. No, non c'è. Lui è laureato in legge. Non mi pareva vero di aver acchiappato un avvocato al corso di produzione. Ma io non ero avvocato, sono arrivato con la mia tesi sì, di laurea. Con la tua tesi di laurea, pubblicata e adesso anche ristampata, credo, sì. Intitolata? La tutela della la disciplina dell'opera cinematografica in Europa, sostanzialmente. Quindi... Io ho urlato, lui è il mio uomo, giusto? Che poi era anche il periodo in cui erano entrate tutte le direttive europee, quindi si stava in qualche modo coordinando la legge su tutta Europa. E per quindi, il cinema, eccetera. E quindi durante il secondo anno lei si stava preparando per produrre Come l'ombra, che è il film su cui molti di noi hanno lavorato qua. E Daniele mi ha fatto questa proposta di fare il produttore delegato. Io la mattina lavoravo come... E cioè curare? Cioè curare da una parte tutta la parte legale, poi la gestione dei contratti, dei finanziamenti, cose eccetera, che eccetera. A me viene mal di testa. E io ero felicissimo perché... Io anche. Cioè in ufficio un po' facevo le cose della Warner, che erano belle, un po' facevo, non so, le cause, sapete, tipo, no, che ne so, i divorzi, insomma, un po' di cose brutte sostanzialmente. E quindi ho capito che... Ti sei licenziato. Mi sono licenziato. Sono andato dal mio capo, gli ho detto io voglio andare a produrre un film indipendente, lui mi ha detto ma no, l'Italia, di qua, ma dove vai, hai un lavoro, eccetera, eccetera. No, io voglio procedere, andare avanti. E quindi per 6 mesi c'è stata questa avventura bellissima, che è stata quella che mi ha insegnato molte cose, mi ha insegnato la grammatica di quello che faccio adesso, mi ha fatto capire che quello era quello che volevo fare, non avevo la minima idea di come fare dopo quel progetto. Allora? Quella è stata la grande paura, in qualche modo. Però, al momento, è stato bellissimo. E poi devo andare avanti sul dopo, dici? Cioè, assolutamente, scusa, qui c'è gente che è interessata. E poi, niente, un'altra persona che conoscevo alla scuola del cinema, Matteo Andreolli, mi ha chiamato a fare l'assistente dell'amministratore sul primo film, diciamo, medio-alto budget in Italia, che era come Eccezionale Veramente 2. Orrore, in cui ho fatto... erano tutti entusiasti. Beh, è stato bello però. e poi dopo quello ho fatto varie cose finché ho capito che per il mestiere che volevo fare, cioè fare il produttore, forse bisognava, dovevo andarmene dall'Italia per un po'. Ti ho sfinito parecchio su questo, no? E quindi ho cercato di capire quali erano le migliori scuole in Europa, negli Stati Uniti, e in Europa quella che mi sembrava la migliore scuola è una scuola che si chiama National Film and Television School a Londra, dove prendono 6 persone all'anno, c'è una selezione di 6 mesi. Anzi, lui non lo volevano prendere perché era troppo qualificato, mi sono fatta troppe risate. Perché sembrava che ero troppo qualificato. Beh, sulla carta in effetti era così. E quindi... Invece tu hai pianto, hai dimostrato che non sapevi un tubo e t'han preso. Sì, sostanzialmente sì. Beh, c'era anche una cosa, il film di Marina, in quel periodo in cui stavo facendo le selezioni, era al London Film Festival. Quindi io mi sono presentato e alle penultime selezioni avevo i biglietti degli inviti. Ruffianissimo. Per le persone di questa scuola. E... Che poi è stata un'esperienza incredibile, perché insomma è la scuola dove insegnano i produttori di film come Notting Hill, come insomma, il board dei migliori produttori inglesi, nonché alcuni produttori americani. E quindi internazionali, come dire. Però appunto, avere comunque il tuo film lì è stata anche un'altra cosa per cui pensavano fossi overqualificato, quando in realtà non lo era. E poi dopo quello, niente, sono nate varie cose. Ho lavorato...
velocemente, ho lavorato con tanti produttori in Inghilterra, con molte persone che hanno vinto Oscar, quindi ho lavorato col produttore di Mike Lee, con la produttrice di film come L'ultimo re di Scozia, e poi ho avuto un'idea, che era quella di fare due puntate sulla storia di sulla vita di Luciano Pavarotti. Mi serviva un padrino italiano, e quindi sono tornato in Italia e ho parlato con... Dopo che è morto, questo è il cinismo del produttore. Sì, lo so. Perché c'era una biografia che Mondadori aveva pubblicato, molto ovviamente anche lì, cinisticamente, non so se si dice in italiano, esattamente una settimana dopo la morte. Lui non ha pianto, ha puntato ai diritti della biografia. E quindi sono venuto in Italia, ho parlato con Mondadori che stavano pubblicando questa biografia, sono riuscito a chiudere un contratto per un'acquisizione di un bel po' di soldi che avrei dovuto pagare in 3 settimane e io questi soldi non li avevo. Erano insomma 35.000 euro solo per l'opzione per i primi 18 anni. Perché un giocatore d'azzardo. E poi ho cercato un padrino, quel padrino italiano mi sembrava Gabriele Muccino, io ho lavorato con la sua società. Quindi mi sono ripresentato e gli ho detto questo progetto. L'ho scritto, sono 2 episodi per la televisione, ho delle persone in Inghilterra interessate, ho delle persone in Francia interessate, ma ho bisogno di un padrino italiano. Li ho convinti in 2 settimane a metterci questi soldi sostanzialmente e poi è cominciata una collaborazione per cui l'anno scorso mi hanno offerto di aprire una vera e propria sezione cinema e TV per loro. Coordinando anche l'apertura di un ufficio a Parigi e di un piccolo spazio che poi è una scrivania a Los Angeles e adesso mi occupo sostanzialmente di questa sezione di questo sviluppo società. Ma cosa facevi in Argentina a un certo punto? Stavamo preparando a luglio ero in Argentina perché stavamo preparando una serie. Io cercavo lui e tutti mi dicevano in Argentina a far che roba. Stavo preparando una serie televisiva a 8 puntate per Mediaset che però è saltata a fine di luglio, a 7 settimane dalle riprese, per un problema che non abbiamo nemmeno gestito noi, ma per un problema che lo studio legale di Mediaset non ha saputo gestire, su cui vabbè, adesso eviterei di andare nei dettagli. Vabbè, però, certo, chi se ne frega, è ovvio. Allora, ti faccio una domanda. Sì. Questa scuola ti è servita? Moltissimo. Ti ha cambiato, secondo te? Questa scuola è stato il primo posto, dopo anni, io ho una grossissima ansia di capire dove mettermi. Un'ansia di prestazione, userei un'ansia dire. Di prestazione, sì, assolutamente. E questa scuola mi ha fatto capire che il cinema poteva essere il posto dove volevo stare. Ma che soprattutto era un lavoro che aveva una grande dignità. Sì. Non era un lavoro per scappati di casa, o no? Principalmente, sì. Eh beh. E poi mi ha fatto capire tante cose, insomma, mi ha dato la base per capire. Intanto io non avevo la minima idea di che cosa fosse, non volevo fare il produttore, cioè sono entrato, volevo capire come funzionava il cinema. E qui ho capito la struttura, ho capito il funzionamento, ho cominciato ad avere dei punti di riferimento. Poi la strada, Benedetta diceva una cosa molto bella prima, che era quella di inventarsi il proprio percorso. La strada è molto difficile fuori da qui, sia in Italia che all'estero, e devi avere una forza, una convinzione in quello che stai facendo e in molti momenti rischi di perdere. E tu lo sai perché io l'ho persa. So bene. Però mi ha dato tutti i riferimenti. Ma perché secondo me non stavi facendo le cose al tuo livello. Tu lo sai come l'ho pensata io questa cosa. Tu stavi facendo cose che non erano adeguate a te. Lo sai, nel senso che io in quel momento reputavo che ti stavi anche un po' buttando via. Cioè non avevi chiarezza su questo. Ma non sapevo come fare. Peccato che te lo spiegavo oramai da mesi. Sì, però sai... Però tu non avevi le orecchie per sentire, certo. Diciamo che un'altra cosa di questa scuola, ho visto persone che hanno capito delle cose di me che mi hanno permesso di... Perché loro hanno avuto fiducia in me, in cose che io magari non vedevo. Ho avuto più fiducia in loro, in quello che loro vedevano in me. Beh, a quei tempi. Ti faccio... L'ultima domanda, poi lui rimane qua se volete parlargli. Tu pensi che gli insegnanti di questa scuola stiano dalla tua parte, dalla parte degli allievi, o no? Assolutamente sì, penso che poi ci sia anche una cosa che avviene qui, che è proprio la gestione personale dell'allievo. Nel senso che poi, c'è anche una fissa psicanalitica di Marina. Che però in realtà è molto utile, per cui... Per cui hai un confronto diretto
con te stesso, almeno io ho trovato questo, io ho trovato un confronto diretto con me stesso, un dover affrontarmi per la prima volta, capire esattamente quello che volevo fare. E questo mi è stato molto utile qua, perché è stato un movimento. Perché hai capito che tu dovevi risolvere, come dire, la fissa psicoanalitica. Risolvere il fatto di avere fiducia in te stesso, sì, e confrontarti alla pari con tuo padre, o no? Sì, in quel caso sì. Eh già. E anche gratis gli ho fatto l'analisi, mentre io ho pagato per 10 anni. Grazie.